Sin dai tempi di Windows 3.1, il sistema operativo riproduceva un suono all'avvio. A partire da Windows 8, Microsoft ha deciso di rimuoverlo. Vediamo con questo tutorial come riattivare questo suono particolare all'avvio di Windows e successivamente andiamo con una modifica del registro di sistema a implementare anche il suono di arresto del sistema operativo. Allora, ci sono innanzitutto due modi per attivare il suono all'avvio. Andiamo a vedere quello con il pannello di controllo. Dunque, recchiamoci in pannello di controllo, recatevi in hardware e suoni, successivamente su audio, spostatevi nella casella suoni e mettete una spunta a riproduci il suono di avvio di Windows. Cliccate su OK. Ora andiamo a vedere invece come attivarlo tramite le nuove impostazioni di Windows. Apriamo con i tasti Win più I le impostazioni. Cliccatevi in personalizzazione, temi e cliccate sulla prima preferenza impostazioni audio avanzate. Spostatevi nella casella suoni e mettete una spunta sull'opzione riproduci suono di avvio Windows. Ora andremo a vedere come attivare il suono all'uscita o all'arresto di Windows. Scaricate innanzitutto il pacchetto RAR che troverete in descrizione, estraetelo, immettete la password lasciata in descrizione, collochiamoci nella prima cartella attivazione per attivare questa funzionalità e andiamo a cliccare su ogni file RAG dando opportunatamente i privilegi. Collochiamoci ora come prima nel pannello di controllo, hardware e suoni, audio, nella sezione suoni andiamo a collocarci in disconnessione da Windows ed andate a scegliere il vostro suono preferito ed infine esci da Windows. Una volta fatto ciò, basta fare su applica ed infine su ok.